Ettore va a Milano. Ettore è un riccio così avventuroso che non si ferma mai. Non vedeva l'ora di visitare la nuova città. Ettore, ben arrivato in città, disse Gaia. E lui, senza perdere l'occasione, le chiese: mi accompagni a fare un giro? Gaia non vedeva l'ora e gli rispose: incominciamo proprio da qui. I riccetti zampettavano per i sentieri di Parco Sempione, quando apparve un grande castello. Ettore, stupito, disse: c'è un castello a Milano. Pensavo fosse una città di palazzi moderni. Gaia rise e replicò: Milano ha origini antiche. Il castello fu edificato secoli fa per volere di un'antica famiglia milanese, i Visconti. In questo luogo vi era una delle porte d'ingresso alla città, Porta Giovia, che venne dunque fortificata. Milano aveva delle porte, esclamò il piccolo riccio pensando alla porticina della sua tana. E lei continuò: la città era protetta dalle mura e per entrare c'erano degli accessi che si chiamavano Porta Comasina, Porta Vercellina, Porta Romana, Porta Nuova, Porta Ticinese e Porta Orientale. Dentro al Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco, i due piccoli ricci arrivarono in una sala le cui pareti e il soffitto erano dipinti con alberi e foglie verdi. Ettore esclamò: che meraviglia! Sembra di essere in un bosco! E Gaia: questa sala si chiama Delle Asse e si dice l'abbia dipinta Leonardo da Vinci, che fu un artista ma soprattutto un ingegnere. Lui era di Firenze e fu Lodovico Sforza, detto il Moro, a chiamarlo a lavorare a Milano. Qui Leonardo progettò anche navigli, dei canali artificiali che attraversavano la città. Ettore è sempre stato affascinato dall'acqua, quindi chiese: ma si potevano navigare con le barche? E lei rispose: certamente! Venivano utilizzati soprattutto per trasportare in città le merci, il cibo. Usciti dal castello, Gaia si ricordò improvvisamente di Leonardo da Vinci e aggiunse: Leonardo a Milano fece anche altre opere d'arte. Vieni, ti porto a vederle, disse Gaia incamminandosi. Dopo una breve passeggiata, i due piccoli ricci arrivarono nei pressi di una chiesa. Gaia si mise proprio di fronte alla facciata di mattoni rossi e chiese: ti ricordi di Ludovico il Moro, signore di Milano? Certo, fu lui a chiamare Leonardo da Vinci, rispose fiero e impettito Ettore. Sai, al tempo di Ludovico il Moro fu costruita la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Questo luogo è anche un convento dove stanno i frati domenicani. E infatti vi sono anche dei chiostri, cioè delle specie di cortili quadrati circondati da porticati con delle colonne dove si può passeggiare. Vieni, entriamo a vedere la tribuna. Mentre completavano la visita, a Ettore venne un dubbio. Leonardo da Vinci lavorò anche qui, presso Santa Maria delle Grazie? La ricetta, soddisfatta dell'attenzione che suo fratello aveva durante i suoi racconti, rispose: seguimi. Una volta usciti dalla chiesa, Gaia rientrò subito in un piccolo edificio posto lì vicino e disse: qui mangiavano i frati del convento. Si chiama refettorio e sempre qui vi è un'importante opera di Leonardo da Vinci. Ettore si trovò di fronte ad una grande parete dipinta e Gaia continuò: questa pittura rappresenta l'ultima cena di Gesù. Pensa che Leonardo la realizzò con le tempere, che non sono colori da utilizzare sul muro, e quindi nel corso dei secoli si è molto consumato. Ettore pensò tra sé e sé che fosse comunque meraviglioso. Gaia ed Ettore arrivarono nel quartiere chiamato Brera e si fermarono di fronte ad un palazzo con un grande ingresso. Lei disse: sai, qui vi era anticamente una braida, cioè un prato. Poi fu costruita una chiesa ed un convento, che però oggi non ci sono più. Ed Ettore esclamò: infatti c'è un palazzo,
E Gaia ridendo disse: «Infatti, fammi finire di raccontare che al suo posto fu costruito il palazzo dentro al quale vi sono un orto botanico con tante varietà di diverse piante, un osservatorio astronomico per lo studio dei pianeti e delle stelle ed una scuola pubblica chiamata Accademia, dove si insegnava pittura, scultura, architettura e molto altro». E per farlo vennero raccolte molte opere d'arte dalle quali gli alunni avrebbero potuto imparare ed ispirarsi. Oggi queste opere sono in un museo che si trova qui, dove vi è anche una grande biblioteca. Dopo una lunga passeggiata nel parco, Gaia si rivolse ad Ettore. In questo parco vi è un luogo speciale dove si possono vedere le stelle. Ettore stupito disse: «Ma com'è possibile vedere le stelle nel cielo se non è notte?» E lei sorridendo: «Bisogna entrare nel planetario!» I due ricetti si avvicinarono ad una costruzione. Ettore esclamò: «Guarda, ci sono le stelle sui muri!» E lei disse: «Certo! E anche dentro, dove ci si può sedere e guardare verso la cupola, cioè quel soffitto lì su a forma di ombrello, dove viene proiettato il cielo di notte». «È un'invenzione fantastica», disse lui. «Non devo aspettare che sia notte fonda per ammirare la luce delle stelle e farmi raccontare tante cose su di esse». «Vieni, Ettore», disse Gaia. «Qui vicino vi è un altro luogo speciale. È il Museo di Storia Naturale. Dentro si possono imparare molte cose sugli animali, la loro vita e anche sui minerali, sui fossili». «Cosa sono i fossili?» chiese Ettore incuriosito mentre zampettava verso l'ingresso del museo. «Sono delle piante o degli animali che sono diventati come di pietra. Essendo antichissimi, si possono adesso ammirare e studiare». «Questi giardini sono meravigliosi», disse il piccolo riccio. «Ci sono molte cose da scoprire». E Gaia rispose: «E non abbiamo finito, perché non possiamo perderci la villa speciale». I due ricci uscirono dai giardini pubblici, attraversarono la strada con cautela e si ritrovarono di fronte al cancello di una villa, sopra il quale c'era scritto «Galleria d'arte moderna». «Sai», iniziò Gaia un po' distratta, «la storia di questo luogo iniziò quando un conte di nome Ludovico di Barbiano di Belgioioso decise di costruirsi una dimora e affidò il progetto ad un signore che abbiamo già incontrato più volte e ancora incontreremo, Giuseppe Piermarini». Ed Ettore, grattandosi la testa pensoso, disse: «Lui ha sistemato i giardini pubblici dove siamo appena stati!» «Esatto!» rispose Gaia soddisfatta. Egli però affidò questo lavoro ad un altro architetto di nome Leopoldo Pollack. Oggi questa grande villa è diventato un museo civico di Milano e conserva le opere d'arte di un determinato periodo storico, l'Ottocento. Oltrepassarono il cancello e si trovarono di fronte all'ingresso del museo. La sala era grande e imponente. Dalle finestre entrava il sole. Ettore si affacciò e vide il bellissimo giardino, nato anch'esso insieme al progetto della villa. Gaia desiderava portare Ettore a vedere un altro edificio importante della città, costruito da Giuseppe Piermarini. Arrivarono dunque in Piazza della Scala. Di fronte a loro videro il Teatro alla Scala. Milano aveva bisogno di un teatro importante e quindi Maria Teresa d'Austria decise di farne costruire uno in questo luogo. Ettore si guardò intorno e comprese che si trovavano nel centro della città e domandò: «Cosa c'era qui prima di questo teatro?» Gaia spiegò: «Era la chiesa di Santa Maria della Scala, che fu demolita proprio per costruire il teatro che ne prese il nome. In effetti, Teatro alla Scala». Ettore comprese dunque che le città si trasformano nel corso dei secoli.
Sei mai stato a teatro? Chiese Gaia ad Ettore, che prontamente. No, entriamo! I piccoli ricci entrarono nel teatro alla Scala. Non vi erano spettacoli in corso, ma poterono visitarlo. In fondo si vedeva il palcoscenico e il luogo dove stava l'orchestra. Tutto intorno vi erano delle specie di balconcini che avrebbero permesso alle persone di vedere il palcoscenico dall'alto. Qui ebbero luogo spettacoli importanti con opere straordinarie di Giuseppe Verdi e tanti altri illustri compositori, concluse Gaia. Gaia voleva ora portare Ettore in Piazza del Duomo e disse: «Sai che c'è una galleria coperta che collega questa piazza dove siamo con la Piazza del Duomo?» Ettore si immaginava una galleria buia e chiese: «C'è la luce dentro!» E Gaia: «Guarda là!» indicando un imponente ingresso ad arco. «È luminosissima, perché il tetto è fatto di ferro e vetro e dunque all'interno vi è la luce naturale. Fu progettata da Giuseppe Mengoni circa 200 anni fa e venne chiamata Galleria Vittorio Emanuele II, che fu re d'Italia. Quando furono all'interno, si diressero verso il centro della galleria, che formava una specie di piazza. Alzò lo sguardo verso il cielo e davanti a lui c'era il Duomo. Sai, Ettore, la storia di questo monumento è antica. Tanto tempo fa, su questo luogo, sorgeva una chiesa più piccola di nome Santa Maria Maggiore e di fronte sulla piazza vi era la chiesa di Santa Tecla. Un giorno il vescovo di Milano, Antonio da Saluzzo, e i cittadini decisero di costruire un'unica grande chiesa. Il signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti, volle che il Duomo fosse costruito in marmo, marmo che proviene da una località di nome Candoglia, oggi in Piemonte, e che, pensa, fino a pochi decenni fa veniva trasportato a Milano con le barche che arrivavano qui vicino grazie ai navigli, disse Gaia sussurrando all'orecchio del fratello. «Cosa sono questi pinnacoli?» chiese Ettore. E Gaia rispose: «Si chiamano guglie. Il Duomo ne ha 135 e la più grande è quella dove sopra vi è la statua dorata della Madonna». «Ma quante statue ci sono qui? E chi sono?» incalzò Ettore preso dalla curiosità. «Sono circa 3600 sculture e sono santi e sante», rispose Gaia, che si affacciò al parapetto per guardare il panorama della città dall'alto. E aggiunse: «Pensa che per costruirlo impiegarono circa 600 anni. Incominciarono dal fondo e arrivarono alla facciata della chiesa». Ettore, incredulo, disse: «Chi l'ha costruito?» E lei, ridacchiando, aggiunse: «Tantissime persone nel corso dei secoli hanno lavorato qui. Architetti, ingegneri, falegnami, scultori, fabbri, vetrai. I cantieri delle cattedrali erano grandi e organizzati da enti che si chiamano fabbricerie, come quello del Duomo di Firenze, per esempio». Ettore era felice di aver conosciuto la città di Milano e adesso si sentiva pronto per una nuova avventura.